Abbiamo il piacere di avere con noi uno dei relatori di questo convegno sull'arte culinaria e gastronomica teramana, il professore conosciutissimo per i suoi trascorsi come insegnante al liceo, oggi uno dei maggiori studiosi, se così possiamo dire, anzi referente della cucina teramana non solo in Abruzzo ma anche nel mondo. Lei nella sua relazione ci ha deliziato nel descrivere la cucina teramana e quindi siamo quasi alla fine di questo convegno durato 2 giorni, quindi si trae un po' le conclusioni di quelli che sono stati così le parole. Ecco che lei, appunto dicevo, ha deliziato un po' tutta quanta la cucina, ecco, diciamo teramana. Anche diceva sabato che siamo noti nel mondo non per la cucina abruzzese ma quella teramana. Un suo giudizio su quello che sta accadendo qui questa sera? Beh, è un revival della buona cucina fatto da gestori e chef di buona, a volte ottima qualità. Insomma, una festa della serenità in un periodo come questo dove non ci si capisce più niente. A tavola noi ci capiamo molto e questo è molto bello. Stare a tavola vuol dire essere amici, non dichiararsi la guerra, ringraziare Dio per le cose buone che ci ha dato, oltre alle tante di questa valle di lacrime. Noi sappiamo che lei non è teramano, è stato adottato, quindi ha scelto, ecco, per la sua vita, per gli anni che ha vissuto qui a Teramo, perlomeno ci risulta che mezzo secolo, esatto. Quindi come nasce questa passione per la cucina teramana? Perché vede, il gusto è come il coraggio, uno non se lo può dare, o ce l'ha oppure non ce l'ha. Io ho un pizzichino di palato, ce l'avevo già quando sono venuto qui, poi mi sono trovato a contatto con una cucina davvero straordinariamente buona, cucina dell'olio, chi da questa cucina rifugge dall'olio, dalle panne, dal mascarpone e da altre cose probabilmente buone lì per lì, ma poi molto dannoso all'organismo e piuttosto a volte non si abbonda. Qui ho trovato, come suol dirsi, pane per i miei denti, pietanze per i miei gusti. Ecco, da una domanda tecnica ne facciamo un'altra così simpatica, se vogliamo. Sappiamo com'è difficile avere i giovani e fermarli, ecco, in questi convegni che abitualmente si annoiano e vanno via. Io ho assistito sabato scorso nella sala consigliare del comune di Teramo, erano ospiti i ragazzi della scuola dell'istituto professionalizzato per il commercio e sono rimasti fino all'ultimo, ed io sentendoli alla fine sono rimasti entusiasti, ecco, del suo intervento. Quindi diciamo, forse le vesti ancora non spogliate di professore, è riuscito anche così a calapiare un attimino anche questi ragazzi che alla fine hanno voluto farsi una foto con lei e ancora oggi sono tornati entusiasti del suo intervento, della sua, sia del suo calore che ha descritto. Visto che anche questa è un'arte, come tanti artigiani, tanti mestieri vanno scomparendo perché nessuno va a raccoglierli, noi abbiamo così con la cucina una grande tradizione ed è qualche cosa che va conservato per evitare che così i vecchi chef di cui si parlava ieri questo pomeriggio. C'è il materiale umano per far sì che questa tradizione, questo mestiere rimanga in voga e che i ragazzi si avvicinino sempre più a quest'arte? Io sono per mia natura ottimista e penso che alle nuovissime generazioni si può insegnare l'amore per la buona cucina. Quindi personalmente io sto volentieri con persone che siano molto più giovani di me. Con i ragazzi, loro sono il cuore, la speranza dell'avvenire. Non credo che i giovani di oggi siano peggiori di quelli dei miei tempi, anzi sono migliori, sono meno ipocriti
e in qualche caso interessati a cose molto serie, molto simpatiche, molto avveniristiche. Ripeto, ho fiducia nella gioventù, molta. Benissimo, siamo alle porte del Natale 96, quindi è stato sempre il momento dove noi abituati a, ecco, a ritrovarci abitualmente in tavolate bandite, dove si è mangiato bene e si beve anche meglio. Quindi un augurio ai nostri telespettatori per il Santo Natale. Sì, sì, queste feste tradizionali sono le cose che ci legano ombelicalmente, se mi permette, al passato. È bene celebrarle, festeggiarle anche a tavola, oltre che in grazia di Dio, certo non esagerando, perché sennò i tassi di la glicemia, la pressione eccetera finiscono per far male. Divertirsi con moderazione, un grano salis. Professore, grazie, auguri anche a lei da parte nostra, buona, buona...